Allora, come diceva Adele... Il male è più comodo. Come diceva Adele, non è che dicendo che San Marino è il 100% bio, cioè non è che si dice con uno slogan o un articolo di giornale, ma ci vuole tempo per sviluppare effettivamente un lavoro sul territorio e sulle risorse. Allora, così come non si dice che San Marino è 100% bio, con una consulenza da 200.000 euro, ma va fatto attraverso un dialogo con gli agricoltori. Allora, attualmente l'agricoltura ci costa 2,5 milioni di sussidi che lo Stato dà agli agricoltori. E ora, secondo noi, per accedere, però, sarebbe opportuno che ci sia una conversione al biologico. Cos'è l'agricoltura biologica? Diciamo chiaramente di cosa si tratta. L'agricoltura biologica è un metodo di coltivazione che sta sempre più crescendo negli ultimi anni. È un metodo di agricoltura dove l'ecosistema viene considerato come un modello equilibrato. Lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di coltura cibi che rispetti i cicli di vita naturali. E come? Cioè, le colture vengono rotate, gli organismi geneticamente modificati, cioè gli OGM, sono assolutamente vietati e ci sono delle grosse restrizioni sull'utilizzo dei pesticidi chimici e dei fertilizzanti chimici sintetici. E sul nostro territorio viene utilizzato il glifosato, che è l'erbicida che viene più usato nel mondo e quasi ovunque, anche a San Marino, dei prodotti fitosanitari più utilizzati, cioè è inquietante veramente. Il glifosato è stato giudicato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come cancerogeno, che poi però su pressioni dell'Organismo per la Sicurezza Alimentare della UE, perché anche ovviamente ci sono delle pressioni, è stato declassato a probabilmente cancerogeno. Ora, io non so, però insomma, ognuno di noi, forse pensando un attimino, a luglio infatti il Parlamento austriaco ha approvato un divieto totale sull'utilizzo del glifosato, diventando così il primo paese dell'Unione Europea a vietare l'erbicida a livello precauzionale. Allora, noi abbiamo presentato una istanza per il rinnovo del glifosato, è passata, ma non è stata ancora applicata, per cui, cioè, 100% bio, sinceramente, non mi sembra che sia valido, no? Cioè, è necessario che San Marino passi al biologico anche con dei progetti di filiera più vasti. Allora, innanzitutto per un fatto di sicurezza, perché noi non sappiamo quello che effettivamente mangiamo, no? Ma anche per un fatto economico. Basti pensare che la nostra vicina, l'Italia, col biologico fa un fatturato di circa 92 miliardi di euro. L'Italia basta, si sa, ovviamente il fatturato è alto. E se si pensa, diciamo, il nostro territorio essendo molto più piccolo, comunque applicando questo tipo di cultura biologica, potremmo ipotizzare anche per noi, cioè per le buone entrate, un nuovo fatturato. Bisogna quindi, quello che diciamo, bisogna puntare è alla qualità del prodotto, che può essere rivenduto con dei progetti filieri. I nostri prodotti potrebbero essere venduti sia all'interno del nostro territorio, nei supermercati, negozi specializzati nel bio delle aziende, anche il vino, poi è biologico, no? Di fatto
essere utilizzati nelle nostre mense, nelle nostre scuole, ovunque, no? E anche esportarli. Per cui le possibilità ci sono. E ovviamente, come detto prima, comunque ci deve essere un controllo, cioè un ente che sorvegli che effettivamente vengano coltivate, cioè la coltura che viene fatta biologica sia effettivamente abbia questi parametri, perché fino ad ora c'è un organo di controllo, ma di fatto controlla? Non controlla, no? E pertanto i controlli devono essere applicati da seme al prodotto finale, perché anche il seme può essere un seme OGM, cioè non sappiamo di fatto come possa essere questo seme. E allora il prodotto non andrà certificato che sia biologico, ma semmai bisognerà certificare che il prodotto chimico che viene utilizzato non è impattante, anche perché abbiamo detto che comunque il prodotto chimico deve essere utilizzato con un bassissimo utilizzo, ecco, questo è categorico, perché il prodotto possa essere ritenuto biologico 100%. E chi può permettersi il marchio bio sono solo i grandi produttori, perché per i piccoli non se lo possono permettere per un calcio di burocrazia. Quindi nel nostro territorio, data l'ampiezza, o sei bio o non lo sei. Allora, per questo riteniamo che debba esserci una maggiore autonomia dell'agricoltura, in modo che possa autosostenersi e quindi non incidere sui finanziamenti e sui sussidi. E anche perché per avere i sussidi, comunque non devi utilizzare pesticidi ed erbicidi, no? È sempre corretto. E un altro elemento da tenere in considerazione è la possibilità di istituire una banca dei semi, una cosa molto interessante, no? Per preservare la biodiversità agricola. No, tanto è vero che ci capita spesso magari di mangiare, che so, un frutto di stagione, allora questo albicocco non è più come una volta. Effettivamente, probabilmente non lo è, perché la pianta, il seme magari, non è quello che c'era 70 anni fa, ovviamente, è stato modificato. E quindi bisognerà preservare la biodiversità agricola e la sicurezza alimentare. E ogni varietà, pianta selvatica, ortaggio e albero da frutto. Le sementi sono la base del cibo, per questo motivo vanno tutelate. Inoltre tutto ci proponiamo, un'altra ulteriore proposta è quella di sviluppare un progetto di fattorie didattiche che sul nostro territorio non vengono sviluppate. Le fattorie didattiche sono aziende agricole che hanno deciso di pensare al pubblico per far conoscere la vita, anche l'attività produttiva e le tradizioni dei contadini. Per realizzare questo progetto, come abbiamo detto, anche per questo, non si può fare un slogan, ma un lavoro capillare sul territorio con gli operatori. Un lavoro di gruppo sul territorio, sulle risorse, non con una consulenza, come detto inizialmente. E niente, io a questo punto passerei la parola a Andrea. Grazie.